Buonasera a tutti, in particolare a lei, vice sindaca Bettini, ai suoi gentilissimi collaboratori e ai miei genitori, probabilmente presenti tra il pubblico. Il mio nome è Elena, sono giurista internazionale e da anni mi interesso alla lotta contro la tratta dei minori e al diritto di asilo. Attualmente mi trovo a Lesbos, dove coordino un progetto per Refugee Legal Support e collaboro con il Legal Center Lesbos. Sono profondamente e sinceramente toccata dall'interesse dimostrato dal comune della mia città verso quello che lei, vice sindaca, generosamente considera un impegno sociale, ma che per me rappresenta un semplice dovere di cittadina. Ringrazio quindi di cuore il comune di Firenze per l'apprezzatissimo invito e mi scuso per non poter essere presente stasera, ma purtroppo il mio attuale impegno non me lo permette. È un vero onore per me poter dare il mio contributo a questa edizione della Festa del Dono, che mette al centro la solidarietà sotto svariate forme e dimostra come essa costituisca il potere dato a chiunque di ristabilire equilibri di giustizia sociale che fattori esterni spesso infrangono. È importante ricordarci che siamo noi a formare la società e che le questioni che necessitano un intervento urgente non possono continuare a essere imputate unicamente alla responsabilità altrui, sia essa di governi, organismi internazionali o enti intergovernativi. Tutti, ciascuno secondo le proprie possibilità, abbiamo i mezzi necessari per realizzare atti di solidarietà e l'evento di stasera ne è la dimostrazione. Io ho la grande fortuna di poter dedicare da anni ormai la maggior parte del mio tempo a quanto di più importante ci sia per me. E così non faccio altro che mettere le mie energie e competenze a disposizione di coloro che sono nel bisogno. In questo momento mi occupo di fornire assistenza legale gratuita ai richiedenti asilo, principalmente afghani, ma anche tanti somali, che sono costretti ad abbandonare il loro paese per sempre, prima di raggiungere attraverso percorsi pericolosi e spesso letali Lesbos, un'isola ai confini dell'Europa e dei diritti. Ed è proprio la voce di queste persone, che io ascolto tutti i giorni, che vorrei provare a portare qui con voi stasera. Non ho la pretesa di sostituirmi a loro, né di immedesimarmi nel loro strazio, ma sento il bisogno di parlare più a nome loro che a nome mio, perché è senza dubbio a loro che io desidero dedicare questo riconoscimento. Allora vi invito ad ascoltare il testo che segue. Siamo in molti a fuggire. La nostra terra amata, che ci ha messo al mondo, ci ha insegnato i suoi usi, i suoi costumi, i suoi sapori, le sue ricchezze e tradizioni, oggi rischia di essere la nostra tomba. Gruppi terroristici ci danno la caccia, bombe minano la nostra integrità, ci vogliono morti o sottomessi. Ci chiediamo se abbiamo fatto qualcosa di male per meritare delle persecuzioni così brutali. Abbiamo sempre aiutato i nostri vicini e fatto il nostro dovere. Ma questo non sembra essere abbastanza. Chiediamo salvezza, vogliamo restare in vita, siamo costretti ad abbandonare per sempre la nostra terra. Non sappiamo ancora dove andremo, ma baciamo tutto prima di partire. Anche le foto sul comodino, a quelle siamo particolarmente affezionati. E poi baciamo i nostri cari sulla fronte, non tutti sono pronti a questo distacco, sappiamo che non li rivedremo mai più. Vorremmo scappare legalmente, non siamo criminali, ma nessuna opzione ci è concessa, se non quella di affidarci a spietati trafficanti. Il prezzo è alto, ma niente in confronto alla morte. Non possiamo portare niente con noi, se non i nostri figli, per mano, ben stretti. È già successo che alcuni li perdessero. Saliamo su un bus, poi su un camion, poi camminiamo per infiniti chilometri. Siamo in tanti, tutti in silenzio, tutti impauriti. Non sappiamo dove ci stiano portando, non sappiamo niente in realtà, ma non chiediamo, tanto non siamo noi a scegliere. Seguiamo gli ordini del trafficante. Al controllo la polizia ci ferma, mostriamo i documenti, ma provenire da un paese in guerra non è abbastanza. Ci vuole il passaporto per spostarsi e il visto. Noi non abbiamo diritto di avere né uno né l'altro. Ci prendono tutto, ci rimandano indietro. Siamo esausti, persi, ci muoviamo come pedine, non fiatiamo. I nostri figli hanno capito che non si tratta di una vacanza. Iniziano ad ammutolirsi, anche loro, e ci vorranno anni perché riescano a pronunciare di nuovo una parola. Dopo svariati tentativi, molta fame e profonda paura, arriviamo in Turchia. Alcuni li abbiamo persi per strada, ma non abbiamo energie per farci troppe domande.
Tutto è scritto in turco. Ci viene detto che in Turchia non possiamo rimanere, che rischiamo di essere rimandati nel nostro paese. È già successo ad altri. Ci dicono che dobbiamo raggiungere la Grecia. È la prima volta che la sentiamo nominare. Dicono che sia sul mare. Capiamo che è l'unica opzione. Siamo stanchi. Sono forse mesi ormai che viaggiamo, nascosti, senza un letto comodo né un pasto gustoso. Abbiamo perso la cognizione del tempo, ma lo misuriamo dalla nostalgia dei nostri cari. Non abbiamo notizie di loro, né loro di noi. La polizia ci ha sequestrato tutto. Dormiamo in una casa abbandonata. Tanti parlano lingue strane, mai sentite. Tanti invece non parlano. Prenderemo una barca, pare che attraverseremo il mare. Non l'abbiamo mai visto, dove viviamo noi non c'è. La notte prima della partenza non chiudiamo occhio, ci alziamo col buio, facciamo molti chilometri, le nostre gambe sono ormai sfinite, sono troppi mesi che camminiamo. Dobbiamo prendere sentieri nascosti, stare attenti a non farci notare, rischiamo la prigione o di essere rimandati indietro. Abbiamo terrore del viaggio in barca, tanti non ce la fanno, ma è la nostra unica opzione. Raccontiamo ai più piccoli che oggi vedranno il mare e che poi arriveremo in Europa. Vedrete quanto vasto è il mare e quanto bella è l'Europa. Ci sono montagne, laghi, prati verdi, non ci sono bombe, né gruppi armati. Le persone si vestono un po' strane e i capelli sono di tanti colori. Ma dentro ci sentiamo morire, siamo terrorizzati. Ripensiamo al nostro paese e ancora ci chiediamo perché siamo stati costretti a scappare. È una domanda che ci tormenta, la cui risposta è difficile da accettare. La barca è pronta, non abbiamo mai visto qualcosa di simile. Nel nostro paese le barche sono di legno, a punta. Questa assomiglia ad un pallone gonfiato con l'aria. Chissà se regge, chissà se affonda, chissà se è stata già testata. Purtroppo non c'è spazio per i nostri dubbi, né per le nostre paure. Un respiro profondo e siamo sopra. I bambini sono al centro, tenuti forti tra le braccia delle loro madri. Alcuni invece sono soli. Tra loro c'è chi si lamenta e chi invece è impaziente di scoprire il nuovo continente. Poi del vento, la barca si ribalta, le persone gridano, i soccorsi arrivano, i bimbi non ci sono già più. Questo è quello che, in una società che non prevede adeguate vie legali di migrazione, sono obbligate a subire le persone costrette a fuggire dal loro paese. Ma il calvario non finisce qui. Una volta sbarcate, queste persone sono vittime di un'animalesca caccia all'uomo, che è perpetrata dalle autorità greche in violazione di qualsiasi disposizione di diritto internazionale ed europeo. Sono prima catturate, poi messe su una barca e abbandonate nelle acque turche. Né le organizzazioni né i privati possono intervenire in questi casi, perché rischiano di essere accusati di facilitazione di entrata illegale di migranti. È successo a Lesbos e la scorsa settimana anche a Samos, dove la eurodeputata tedesca Cornelia Ernst ha assistito a un respingimento illegale in diretta. Quelli che sopravvivono a questa illegale caccia all'uomo e riescono a raggiungere il campo profughi fanno richiesta di protezione internazionale. Ed è a quel punto che una procedura che dovrebbe in teoria garantire protezione si rivela il più crudele calvario. Mesi, a volte anni, dentro una tenda, esposti al caldo estivo, alle piogge invernali, in condizioni non igieniche, non umane, senza dubbio non dignitose. Aspettando decisioni che tardano ad arrivare, senza sicurezza e senza accesso ai servizi di base, in campi che costituiscono a tutti gli effetti centri di detenzione a cielo aperto. Uscite ed entrate controllate, ammesse solo in specifiche circostanze e previa esibizione di un documento di prova. So di ragazzine afghane costrette a scappare durante il cambio della guardia per andare a giocare a pallavolo e di bambini che si nascondono sotto le macchine per poter uscire da quell'inferno. E per coloro che provengono da Afghanistan, Siria, Somalia, Pakistan e Bangladesh, la situazione è ancora peggiore perché rischiano la deportazione verso la Turchia, da dove in molti casi vengono rimandati nel loro paese di origine, dove rischiano la vita. Queste persone scappano dal pericolo, cercano protezione, trovano detenzione. Tutto ciò è inammissibile e non può continuare a essere tollerato. Vie legali di accesso al nostro continente sono necessarie. Il diritto di richiedere protezione internazionale non deve essere ostacolato da chi ha il dovere di garantirlo. Chi scappa da guerre deve essere protetto, non trattato da criminale.
La solidarietà deve essere incoraggiata, non criminalizzata. Grazie a tutti per l'attenzione da parte mia e di queste persone.